bentornati sul mio canale o benvenuti se è la prima volta che, diciamo, vedete il mio primo video. Giù nell'info box vi lascio linkato il primo video dove vi spiego un attimo il mio grande progetto, però oggi in realtà sono qui per cominciare questo grande progetto che è il mio blog. Ieri è uscito il secondo romanzo dell'autrice di cui vi parlo adesso e io ho potuto leggerlo in anteprima per voi. Partiamo un attimo dall'inizio. Come mai ho scelto questo romanzo da portare come video recensione qui su YouTube? In realtà per due motivi principali. Uno è che adoro follemente lo stile di quest'autrice e mi piace come riesce a trasmettere al lettore le emozioni e le sensazioni che i personaggi vivono nei suoi libri. E la seconda, che in realtà dovrebbe essere la prima, ma diciamo che le ho dette un po' così, è il fatto che è stata una delle prime autrici a darmi una possibilità, diciamo una delle grandi autrici a concedermi una possibilità così bella col suo primo libro. Questo è il suo primo romanzo ed è Il silenzio nei tuoi occhi di Lorena Nigro. L'ho amato follemente questo romanzo, è stato penso una storia strabiliante quella di Andrew e davvero, cioè non ci sono parole per descriverlo. Però in realtà oggi non parleremo di questo ma del suo secondo romanzo che è uscito ieri e si intitola Inganniamo il destino. Io l'ho letto in realtà 15 giorni fa in anteprima e non potrei che, cioè veramente, se la storia di Andrew mi era piaciuta, mi aveva fatto emozionare, quella di Thomas mi ha, non lo so, coinvolto, mi ha fatto emozionare, mi ha proprio, non lo so, rivoluzionato la giornata. Leggo tantissimi libri, quindi a volte mi sembra addirittura di risultare banale nelle recensioni, perché quando dico che tutti i libri mi piacciono, cioè non è che lo faccio apposta, in realtà veramente mi prendono, mi emozionano, cioè sono una proprio che quando legge un libro lo ama, cioè ci piange sopra, quindi questo romanzo è una cosa bellissima. Non mi dilungo troppo e vi leggo la trama del romanzo. Nessun legame, nessun sentimento per chi è abituato ad avere ai propri piedi qualsiasi ragazza. Solo sesso, spiccio e senza impegno, perché l'amore è per i perdenti, l'affetto per pochi. Thomas è un ribelle, fatto di muscoli e tatuaggi, che all'improvviso si trova a dover rivedere qualche regola, perché a giocare non è più da solo. Il destino gli si è messo di traverso ancora una volta e il bisogno di prendersela con qualcuno diventa impellente. Non ci sono eccezioni che tengano, a meno che scontrarsi con Megan possa ridare speranza alla sua anima perduta. Ma non è tutto come sembra. Tra dispetti, litigi e attrazione, i due si ritrovano a condividere lo stesso tetto e sfuggire alla sorte diventa quasi impossibile. Ma c'è di più per Thomas, che ha un debito con il passato. Stavolta il viaggio da compiere è di sola andata, destinazione inferno. Questa è la sua storia, prendere o lasciare. Già dalla trama possiamo capire quanto il romanzo stesso coinvolga. Io non posso svelarvi tanto in realtà perché ci sono due grandi segreti all'interno del romanzo che non vi svelerò mai perché altrimenti c'è... è impensabile che io ve li sveli, però vi posso dire che la storia di Megan e Thomas mi ha conquistata, mi ha, non lo so, fatto emozionare, mi ha tenuto compagnia per una cosa come 4 ore. Io non sono riuscita a staccare gli occhi dal mio Kindle se non una volta arrivata alla fine. Come vi dicevo all'inizio, io questa autrice la conoscevo già perché vi ho mostrato il suo primo libro e l'avevo amata, cioè nel senso il suo stile è uno di quelli che preferisco, semplice, ma semplice però potente, un libro che non si legge, non è un chiclit diciamo, che si legge seduti sotto l'ombrellone mentre si sorseggia un tè, è un libro pesante a livello psicologico perché veramente ti dilania in tutti i sensi, ti entra sotto pelle e a me personalmente ha fatto mancare i battiti del cuore. Cioè ci sono alcune scene
durante la lettura del romanzo che veramente mi hanno fatto emozionare. Io sono arrivata alla fine che avevo veramente le lacrime agli occhi dall'emozione, perché dopo tutto il percorso che i due protagonisti fanno, vederli arrivare, diciamo, all'epilogo e vederli arrivare insieme, dopo sapendo quello che hanno passato, è un'emozione unica. Un'emozione che secondo me è indescrivibile, però veramente anche questa volta l'autrice mi ha colpito nel profondo. Non è facile alle volte riuscire a mantenere le aspettative dei lettori, perché soprattutto io parlo per me, non posso parlare per tutti i lettori, ma parlo principalmente per me. Quando io leggo più libri di un'autrice, mi ritrovo ogni libro che leggo ad avere le aspettative sempre un gradino sopra, sempre un gradino sopra. E quando ho il libro in mano, devo pensare, aspetta, ma questo romanzo ha deluso o meno le mie aspettative? Ecco, in questo caso il romanzo non le ha deluse, non le ha deluse proprio per niente, anzi, le ha superate. E io non, cioè, vi giuro, è una cosa, cioè, sono emozioni tante volte quelle di quando leggiamo storie di questo calibro che non si possono veramente, non si possono spiegare, non si possono spiegare in alcun tipo, perché i due protagonisti vivono appieno la loro storia e quello che l'autrice scrive, anche se è una storia, cioè è una storia inventata dal nulla, cioè vi assicuro che per me Thomas e Meghan in questo momento è come se li avessi davanti a me, è come se la loro storia mi stesse passando nel mio cervello, diciamo ce l'avessi qua in bella vista, e mi parlassero, cioè io entro talmente tanto in contatto con i protagonisti che molte volte arrivo alla fine del romanzo, e in questo caso è capitato, che vi giuro mi servono un paio d'ore e a volte anche un giorno per lasciarli andare, per dire ok, non ho tradito il romanzo, cioè nel senso, tante volte riesco a leggere tre libri e va bene, ma ci sono tante altre volte che le storie sono così potenti, così coinvolgenti, che io come faccio a cominciare un altro romanzo se ho ancora i protagonisti di questo dentro di me? E vi assicuro che con Thomas e Meghan mi è capitato, e non mi capita con qualsiasi romanzo, era un pochino di tempo, qualche settimana che non mi capitava, e non potrei che veramente, cioè, essere contenta. Vi leggo un piccolo estratto della mia recensione, che ovviamente trovate linkata qui. Inganniamo il destino è la storia di Meghan e Thomas in tutte le loro litigate, le loro urla, ma anche i loro sentimenti e le loro emozioni. Due personaggi descritti a meraviglia, come solo Lorena riesce a fare, una storia devastante sotto ogni punto di vista. Dalla lettura, infatti, traspare principalmente il dolore di Thomas. Capitolo dopo capitolo, la sua sofferenza diventa la nostra e non possiamo davvero farne a meno di scoprire quello che ci trasmette. Soffriamo con lui, ma ci emozioniamo quando lo vediamo lottare per i sentimenti che prova per Meghan. Io sinceramente non ho altre parole nel descrivere questo meraviglioso romanzo, perché sono veramente onorata di potervene parlare. Sono veramente contenta di aver scelto questo romanzo come prima video recensione su YouTube. E niente, vi lascio qui sotto il link per acquistarlo. Mi raccomando, se lo acquistate, ditemelo, fatemelo sapere sui social, qui sotto, ovunque. Mi raccomando, non perdetevi nessuna recensione, salvatevi il sito, perché queste video recensioni usciranno 2 volte al mese per partire, cioè per cominciare piano piano. Poi se vedo che le cose continuano ad andare bene, magari posso pensare di farne qualcuna in più.
Noi ci vediamo verso fine mese con un altro romanzo che in realtà non so ancora quale sia, cioè devo ancora sceglierlo. Vediamo cosa propongono le anteprime, le case editrici. Vi lascio ovviamente il link al mio primo video, se non l'avete visto ve lo lascio. E vi lascio qua sotto tutti i miei contatti, se volete seguirmi ovunque. E niente, per me è stato un piacere davvero. Ringrazio di cuore Lorena per avermi permesso di leggere questo romanzo, di amarlo, di potervene parlare e tutto quanto. Inoltre, qui sotto vi lascio anche il link al primo romanzo, che è disponibile anche in cartaceo. E niente, mi raccomando, se leggete la storia di Thomas e Meghan, mi raccomando, ditemelo qui sotto e fatemi sapere cosa ne pensate anche voi. È stato un piacere e alla prossima!